è una canzone di Carly Simon, famosa, che è una canzone un dispetto, non è una canzone d'amore, è un disamore, è come dire, tu sei talmente vanitoso che che pensi non che te la dedico in realtà, pensi che sia tua, ma in realtà. pensi che sia domani un voglio di manco chi sei. E allora si scervellarono all'epoca vari, come dire, filologi, gli studiosi del rock e del pop dell'epoca, che chiedi? Per dire, ma chi sarà, ma chi sarà? Allora, uno dei candidati alla dedica, alla velenosa della canzone era James Taylor, che poi era marito, in quel momento un po'. Un altro era Mick Jagger. E quello che ha detto questa è mia, proprio se l'è proprio presa sta canzone, come dire, sono io, perché sono più bello di tutti, non vorrei dirti. I quali tutti, ovviamente, essendo tutti, come dire, essendo carichi, molto vivace, molto carina, insomma, molto parlata, tutti potevano vantare di aver avuto una, come dire, una possibilità di essere E lei aveva avuto lì una storia con un po' più sì, avendo una seguita un po' così, non è come adesso, come Pigi, che è un uomo osato, come vedete. Osato proprio. Erano tempi in cui i rocker facevano le ragazze, insomma, cioè, adesso, per esempio, stare in una band maschile è più facile, no? Di un tempo, giusto? È più facile di un Ma qui tempo. In potremmo che aprire senso? i raffreddi, qui potremmo far raccontare Ma a io un Martucci tempo delle non cose, c'ero. taci. Oddio, un tempo non lo so, non c'ero, No, no, però. certo, però voglio dire, Fontanelli poi insomma è un pochino più, no? Anziano. Più navigato, potrebbe dire che ci sono stati tempi in cui si faceva fuori gli smargiassi, invece adesso no, tutti una vita più tranquilla. Sì. Come perché comanda lei. Comanda lei, Non è vero, l'avevo sospettato. non Senti, è vero. come si chiama il brano Ultimo Scorso che avete fatto per un documentario, per un cortometraggio? Ah, Elis. Elis. Sì. Diciamo che è per un cortometraggio che è appunto Ollo, Dante Sabatini. È un ragazzo di cui è diventato anche comunque un amico, che praticamente ha sentito A Modest Dreams, gli piaceva tanto l'album, e siccome doveva realizzare questo cortometraggio per Cinecittà, allora ha detto: io voglio un vostro brano scritto da voi per questo cortometraggio. Tra l'altro lui adesso non è neanche in Italia, adesso è in Giappone, in Taiwan, perché si è un po' perso, tornerà. Per cui cioè, è comunque è stato un esperimento, una cosa un po' nuova, perché ci sono più linguaggi artistici. Cioè, magari pensare di scrivere guardando delle immagini, seguendo magari dei ritmi, delle dinamiche di montaggio, cioè, è stata una cosa cioè, nuova sia per me, Scrivere sia per per loro. l'immagine, dici. Scrivere per immagini, magari fare un crescendo quando c'è Certo. un'immagine, e poi E quella è mischiare le l'arte a cose. parte, come dire. Sai la cosa bella Sì. dell'estate? Che Santa Sabatini ci ha detto: guardate il cortometraggio, è di fantascienza, c'è un mondo abbastanza futurista. Cioè, però non fate una musica che segua quell'ambientazione, comunque drum and bass, suonate gli strumenti veri, fate rock, fate una ballata rock. Allora ha detto: fate molto il contrasto su quello che vedete, l'ambientazione, e quello che siete voi. Cioè, voi se fate Mardi Gras, suonate come fate voi, pianoforti, strumenti caldi, date calore. Anche se poi il cortometraggio era Ce molto. la vede nelle corde stasera? Sì. Che bello quando ci sono tante canzoni da pescare in un. Che poi non è la sequenza, poi No, andiamo. Sì, poi è. Non è male la sequenza. And then met you.
Thank you.